senti, dice. Ci siamo? Siamo in onda? Siamo in onda? Ok, dalla regia mi dicono che siamo in onda, perfetto, noi siamo rimasti. parleremo da soli. Siamo felici stasera, dai. Siamo molto molto felici per questo risultato 4-1 qui al San Nicola tra Bari e Catania. Andiamo un attimo a rispolverare i gol, l'undicesimo, l'autogol di Ciofani valido per il Catania e poi i 4 gol del Bari al 40esimo. Il gol bellissimo di Capitan di Cesare, poi l'autorete di Clayton e ancora Montalto e Citro su rigore. Insomma, davvero tanto soddisfatti di questo Bari, ma avremo modo di commentarlo anche con le voci dei protagonisti. E non appena, non so se ci senti, Orazio sarà pronto, ci potrà chiedere la linea, perché il Bari ha allestito una piccola zona mista giù praticamente vicino agli spogliatoi. Noi siamo rimasti qui con, abbiamo cambiato postazione. Fa un po' freddo, ma abbiamo insomma il campo alle nostre spalle che ora possiamo inquadrare per ovvie ragioni. Allora 080 501 4668 il numero per intervenire in diretta, diamo come sempre spazio a voi che siete a casa. Abbiamo già un ascoltatore in linea, pronto? 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 Mi sentite? Pronto? Sì, buonasera. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Mi sentite? La ciao, sentiamo, Luigi, prego. Ciao Luigi l'infelicottero, ciao, buonasera. Ciao Luigi l'infelicottero, ciao, buonasera. Ciao, ciao Luigi, senti, dici tutto. Volevo dire, il primo tempo è stato giocato con molta sufficienza dal Bari. Se non era per il gol di Cesare, non so come andava a finire, perché poi col gol di Cesare praticamente il Bari ha acquisito morale e si è dato da fare. La verità, oggi ero felice per un motivo, che Bianco era infortunato e Sabbione l'ha squalificato, ed ero felice per questo, perché secondo me non sono giocatori da pari, e speravo che Amlili lo mettesse nel primo tempo, invece l'ha messo negli ultimi 10 minuti. Secondo me Amlili è un giocatore che dovrebbe giocare titolare. Antonio, cosa ne pensi tu, Antonio? Grazie, grazie. Insomma, intanto permettimi di dire, Antonio, che è brutto insomma parlare delle sfortune di Bianco, poi di Sabbione. Sono d'accordo sull'analisi del primo tempo, una squadra che dopo il gol è andata un po' in difficoltà, era disunita, lunga, non era precisa nei passaggi. Poi il gran gol di Cesare, e come ho detto durante diciamo il primo tempo, quando magari il gioco non c'è, hai difficoltà nel collettivo, ci sono diciamo le giocate dei singoli che ti possono cambiare la partita. In questo caso ha fatto un gol veramente da grandissimo giocatore che è di Cesare. Poi sì, il Bari nel secondo tempo ha cambiato marcia. Poi sul discorso di Amlili, è un giocatore che è stato reintegrato, conosce bene l'ambiente, la squadra, e credo che se Auteri ha fatto questa scelta la società avrà il suo spazio. Però insomma, i centrocampisti, Lolo per esempio nel secondo tempo sta crescendo, Maita credo sia il regista che serviva da diversi anni qui a Bari. Poi c'è Derisio, che è un giocatore importante, ha fatto bene la partita a Ferrari, poi anche lui viene da una condizione non ottimale di forma. E poi c'è Bianco, che al nostro amico non piace, però giocatore esperto che sicuramente potrà dare il suo contributo. D'altronde non ce ne sono tantissimi, ora con Amlili sono diventati 5 centrocampisti, giochiamo sempre con 2 mediani, quindi diciamo è un settore dove Auteri, con il reintegro di Amlili, credo che sia a posto e avrà il suo spazio, perché con questo campionato, con infortuni, squalifiche, è normale che potrà avere la sua possibilità di giocare, e quando gioca Amlili sappiamo che oltre che quantità dà anche qualità. Insomma, c'è tutto un campionato ancora da vivere e Auteri sta dando dimostrazione del fatto che insomma ha uomini validi tutti, dal primo all'ultimo, detto, a disposizione. Barbara, non guardo in faccia a nessuno, sì, cioè infatti. Nessuno al posto assicurato. Certo, normale, ci sono dei giocatori, ovviamente parlo di Cesare, Antenucci, che hanno uno spessore anche di aver giocato in campionati più importanti. Quindi credo che siano imprescindibili. Imprescindibili, no? Però lui ovviamente guarda gli allenamenti, guarda la squadra avversaria, è normale. Per esempio stasera
ha dovuto cambiare subito, ha messo Montalto che ha fatto il gol, poi si è fatto male, vedi anche lui viene da una condizione un po' complicata e quindi va in corso di infortunio. Maita è uscito anche lui un po' acciaccato. Però intelligente e lungimirante, c'è da dire questo, Auteri anche nella lettura del gioco e poi nei cambi, che non sbaglia davvero, davvero mai. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, buonasera. Comunque va bene così, Barbara. Questo risultato è molto buono e il Catania deve rimanere in Serie C per parecchi anni. Ci dobbiamo vendicare del 76. Grazie, buonasera. Grazie mille. Beh, c'è da dire che è una vittoria importante, era una vittoria fondamentale, non soltanto per la classifica, che insomma la settima giornata bisogna iniziare a guardare, no? Perché comunque nonostante le partite in meno, un occhio alla classifica va pur sempre dato, perché... e un occhio anche alle avversarie, insomma quelle che sono le avversarie al momento, avversarie dirette del Bari. Anche Barbara, c'è un ciclo ora di ferro importante, difficile, come saranno tutte, però vincere soprattutto in casa, anche se purtroppo lo dobbiamo dire, il fattore campo senza il pubblico a volte può essere magari così non tanto condizionante, però credo che vincere qua dopo il pareggio con il Teramo, che torno a ripetere, era stato preso un po' come un mezzo passo falso, poi con i tre punti adesso un pareggio può sembrare una mezza sconfitta, però il Teramo ha dimostrato di essere una squadra forte e quindi abbiamo recuperato quella partita. Anche a Monopoli potevamo vincere alla fine, avremmo anche meritato. Quindi siamo lì, abbiamo vinto partite fuori casa, quindi la mentalità è quella. Anche oggi abbiamo subito il gollettino, ecco, da curare questi particolari, ma d'altronde non puoi essere al massimo e quindi l'allenatore è bravo proprio nel curare anche quelle situazioni dopo un risultato importante del 4-1 dove bisogna ancora migliorare e, per esempio, il primo tempo qualcosa non ha funzionato. C'è da dire però, prima di dare la linea all'ascoltatore, che in questo insomma gli allenatori hanno sempre ragione, perché spesso ci si dimentica del fatto che ci sia l'avversario dall'altra parte, no? E il Catania ha aggredito immediatamente il Bari, non che il Bari non se lo aspettasse, però insomma tra dire e fare c'è di mezzo il mare, ecco, perché poi l'autorete insomma ha un attimino spaesato i giocatori del Bari, che poi si sono subito ripresi e come dopo il gol di Cesare, dopo la probabile strigliata, ma glielo chiederemo e non vediamo l'ora di farlo ad Auteri, perché tra poco avremo anche la sua voce ai nostri microfoni. Intanto abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? 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 Abbiamo un ascoltatore in linea? Sì, pronto, buonasera, Gianluca da San Pasquale. Un saluto da Antonio Di Gennaro e la bravissima Barbara. Niente, volevo tirare le orecchie ai tifosi che anche dopo una vittoria su 4-1 devono contestare, non lo trovo giusto. E poi volevo fare una domanda ad Antonio Di Gennaro, se Maita è imprescindibile nel gioco del Bari e se potete chiedere le sue condizioni fisiche. Grazie e buona serata. Grazie, beh sicuramente lo faremo, sì, lo faremo. Credo che l'ho detto prima, mi sembra sia il giocatore che serviva da tanto tempo e già l'anno scorso aveva fatto vedere le sue qualità e quindi poi insomma Auteri lo conosce bene, l'ha avuto al Catanzaro, un giocatore che incomincia a prendere in mano la squadra. Non abbiamo proprio un vero regista, noi giochiamo a due in mezzo al campo, no? Però quello che ovviamente rispetto a stasera all'Ollo è quello che imposta più l'azione, ha qualità maggiore, quindi credo che sia un giocatore che sta crescendo anche lui, non so, l'ho visto uscire, si stava toccando forse la gamba, speriamo che non sia niente perché è in grande condizione, ha potuto fare il ritiro in maniera costante, questo lo vediamo perché non abbia saltato già mai una partita. No, poi tra l'altro era un giocatore che doveva anche dimostrare ad Auteri il suo valore, no? Era stato un po' titubante Auteri quando era arrivato, non su Dursi ma su Maita sì, quindi ha dovuto forse fare uno sforzo in più rispetto ad altri giocatori, perché insomma doveva dimostrare il suo valore, lo ha fatto e Auteri l'ha premiato praticamente mettendolo sempre titolare, è uno dei pochi insieme ad Antenucci che non ha mai saltato una partita. Poi rispetto all'altro diciamo centrocampista vicino, oggi c'era Lollo oppure Bianco, lo stesso Derisio, Maita ha la capacità anche di, essendo diciamo più qualitativo,
di rischiare anche la giocata, di fare diciamo il passaggio filtrante che può essere fondamentale anche per il movimento degli attaccanti, quindi lo anche ritengo una veramente diversa da quella di, di Bianco, è anche bene ricordare questo. C'è anche un buon tiro dalla media a lunga distanza, quindi può essere anche una risorsa di qualche gol dei centrocampisti, sarebbe opportuno perché sono venuti attaccanti, difensori, centrocampisti, sarebbe opportuno. Eh sì, praticamente la difesa segna quanto l'attacco del Bari, se non forse di più, perché sono due i gol di Cesare, tre di Celiento, insomma davvero una difesa d'attacco, l'abbiamo sempre detto, che si fa sentire. 0850 1 4668 il numero per intervenire in diretta, noi siamo anche in diretta sulle nostre pagine Facebook. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Vediamo se il nostro ascoltatore ci sente. Pronto? Pronto? No, forse non abbiamo un ascoltatore in linea. Ah, eccolo, sì, buonasera. No, non lo sentiamo. Pronto? Non lo sentiamo più. Va bene, allora magari ci riproviamo. Pronto? Ci sente? Pronto? Non ci sente il nostro telespettatore, no, non ci sente, allora proviamo a riprovare, ci riproviamo, è forse Orazio che ci chiama, io sento delle voci, Orazio, perché insomma manca davvero poco per ascoltare le voci dei protagonisti, saremo pronti ovviamente a farvele ascoltare in diretta, le vostre domande potete tranquillamente girarcele, anche per darci qualche spunto in, sulle nostre pagine Facebook, siamo in diretta sulla pagina Facebook di Telebari e anche su quella di Radio Bari, noi siamo costretti a stare qui, allora Orazio mi dice che non è lui che mi chiama, ok, perfetto, allora, era il nostro forse ascoltatore, io ricordo il numero per intervenire in diretta 0850 1 4668, ovviamente ci sta ascoltando. Orazio, ti chiedo di intervenire, di interrompere pure la linea non appena sarai pronto con il mister, non so chi arriverà, anzi ti prego anche di indicarci quali saranno i nomi che arriveranno ai nostri microfoni. Intanto stiamo assistendo praticamente allo smontaggio del San Nicola alle nostre spalle, speriamo non spengano tutto, perché altrimenti davvero non vediamo più niente. Antonio, in attesa che arrivino altre telefonate, ti chiedo qual è il tuo migliore in campo? Migliore in campo, di Cesare, perché ha fatto il gol che ha ripreso un po' l'andazzo della partita, però ne ho visti anche, per esempio Celiento, l'ho detto più volte, perché è un ragazzo veramente interessante, un difensore rispetto agli altri più rapido, reattivo, poi insomma anche lui è andato in gol spesso, anche oggi molto attento alla marcatura, e mi è piaciuto molto. Maita, il secondo tempo quasi tutti, perché ho visto la squadra che penso voglia vedere, non soltanto noi i tifosi e addetti ai lavori, ma anche lo stesso allenatore, e quindi il lavoro di Maita, ma mi è piaciuto anche davanti, si sono mossi bene lo stesso Antenucci fino agli ultimi 10 minuti, che ha perso qualche pallone, infatti poi è stato sostituito, però ho visto un Antenucci diverso, proprio che ha preso anche lui e ha dato i tempi di gioco all'avversario, è entrato molto bene Montalto, quindi nel secondo tempo anche lo stesso Minelli, ecco Minelli un difensore giovane under 23 della Juventus, però cioè, nonostante la stazza fisica è stato molto anche lui attivo, reattivo, aggressivo, ha sbrogliato delle situazioni importanti, anche lo stesso Frattali attento anche lui in qualche occasione che poteva essere pericolosa, quindi il secondo tempo del Bari mi è piaciuto tutto, il primo ho visto una squadra che ovviamente pur essendo di qualità, se non fai le cose che devi fare, soprattutto per questo modulo, il 3-4-3, se non lo metti in pratica con l'equilibrio e l'ordine giusto puoi andare in difficoltà. Insomma, ottimi presupposti per poi ripartire in vista del derby Foggia-Bari, si gioca domenica alle 17:30. Abbiamo intanto un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, ciao, sono Vito, telefono da Parma, un saluto a tutti voi, vi sto guardando in streaming, quindi è un po' difficoltosa prendere la linea e poi anche parlarne. Saluto Barbara, sei molto empatica, complimenti, anche Antonio Di Gennaro che mi ha fatto vivere una grossa emozione a Piacenza tanti anni fa quando ha segnato con quel tiro da fuori aria in quella partita. Chiedevo a voi, così, non sembra un embrione della squadra di Conte? Grazie, salve.
grazie, salve. Come ha detto? Non ho capito. Grazie, ricorda un po' la squadra del Bari di Conte, questo di Auteri. Beh, secondo tempo sì, secondo tempo sì, una squadra che vuole risultato, che... e poi l'ho detto, no? Quando è entrata in campo prima dell'arbitro e prima anche degli avversari, perché voleva recuperare, voleva vincere questa partita per l'importanza che sappiamo e sapevano che aveva questa gara, e hanno fatto quello che appunto, insomma, questa aggressività, questa capacità nel giocare veloce il pallone, tagli degli attaccanti, recupero della palla, difesa molto alta, aggressiva, sicuramente ovviamente con i giocatori diversi, però si è visto un po' quello che Conte aveva fatto vedere tanti anni fa qui a Bari, con un modulo diverso, però diciamo l'atteggiamento e la capacità di vincere le partite erano proprio basate su questo, anche perché 2-1, 3-1 non si sono mai fermati, volevano anche sì, segnare ancora. Questa è la mentalità che serve per in tutti i campionati, noi siamo in Serie C ma anche in Lega Pro, però serve anche questa mentalità di non accontentarsi mai, anche perché insomma è una squadra che è stata costruita per fare gioco e per segnare tanto e per vincere. Serve per vincere, serve per guadagnare punti, ma soprattutto serve per far divertire i tifosi, certo, che ti stanno facendo un sacco di domande, ne vado a scegliere qualcuna. Maurizio ti chiede se secondo te Antenucci non ha bisogno di un po' di riposo, il parco attaccanti lo permette, dice. No, perché Antenucci è un giocatore che anche se all'inizio stasera ha perso qualche pallone, poi nel secondo tempo si è messo un po', come dire, sapeva che non aveva fatto una grandissima gara il primo tempo, quindi ho visto un secondo tempo diverso, dava a pressare, recuperare palla, legava il gioco, ha sbagliato qualche, diciamo, a fondo qualche passaggio di troppo, però io Antenucci non lo cambio mai, non lo levo mai, poi durante la partita ci sta, però anche perché è in condizione. Montalto ora vedi se è fatto male, Candelone deve trovare anche lui la condizione, diciamo, però è un giocatore con caratteristiche diverse, quindi io Antenucci me lo tengo stretto. Ti chiede invece Alessandro come ti spieghi la differenza tra primo e secondo tempo? Non so, il gol che si è preso, che lo prendemmo anche, ci ricordiamo, con il Teramo, qualche indecisione, la squadra abbastanza lunga e quindi loro sono ripartiti bene, non eravamo, diciamo, proprio le distanze giuste, e quindi quando vai sotto, poi anche un gol un po' rocambolesco, una tua rete un po' strana, e quindi perdi, diciamo, perdi attenzione, perdi le misure, non riesci, vuoi forzare la giocata e sbagli qualche passaggio di troppo, e poi, come ho detto più volte, lo ripeto, e quando non c'è il collettivo ci deve pensare qualcheduno, certo. A volte ci ha pensato di Cesare, un difensore, ma ha caratteristiche e piedi da giocatore che può giocare a centrocampo, e come durante abbiamo anche, diciamo, commentato, ha fatto il difensore, il centrocampista e poi l'attaccante, perché il gol è da attaccante, vero? Uno Bino e Trino, direbbe qualcuno, esatto. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Non è pronto. No, non è pronto. Era pronto il nostro tifoso da Parma, anzi grazie per seguirci, davvero da tutto il mondo ci seguite, grazie per il vostro supporto che è importantissimo. 0850014668 è il numero per intervenire in diretta. Riprovo a lanciare un altro pronto. Si sente praticamente la nostra voce qui a San Nicola, facciamo un po' come Auteri quando si arrabbia in panchina, lo vedete alle nostre spalle, tutto spento. Non so se possiamo chiacchierare con Orazio, ci sente Orazio? No, no, perché siamo in collegamento forse con la radio, quindi dobbiamo aspettare ancora un po' e attendiamo ovviamente le voci dei protagonisti. Con ogni probabilità, come sempre succede nel nostro dopo partita, ci sarà mister Auteri e poi due giocatori dovrebbero arrivare ai nostri microfoni per commentare. Segniamoci le domande da fare, innanzitutto Maita, dovremmo chiedere insomma informazioni su Maita e se magari il mister avrà anche intenzione di in qualche modo addolcire in vista insomma della prossima partita agli allenamenti, proprio per via di tutte queste defezioni, cioè, che ci sono state. Non credo. Dici, perché il calcio di Auteri è fatto di ritmi alti, di aggressività, di gioco in verticale, quindi la condizione
infatti lui aveva detto anche all'inizio bisogna fare più punti, poi dobbiamo lavorare molto, anche perché ricordiamoci che ha fatto una preparazione forte, però c'erano queste 5-6 partite in 18 giorni, quindi devi trovare subito la condizione. I risultati sono venuti e quindi non credo che, poi ci sono anche momenti durante la stagione in cui il discorso della preparazione può essere meno o di più, ormai è tutto scientifico, difficilmente si può sbagliare, però credo che per fare questo calcio ci vuole una condizione importante, ottimale. Tra pochissimo il mister ai nostri microfoni, intanto abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? 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 Buonasera, la sentiamo. Barbara? La sentiamo, buonasera. Pronto? Pronto? La sentiamo, buonasera, prego. La condizione di manca e di montato, se possibile, adesso vedremo, sono fatti che sono appena successi, quindi per Maita credo nulla di particolare, soltanto un po' di fatica, per Montalto vediamo, poi è presto per valutare, ma non credo che siano cose complicate o cose gravi. Prego. Mister, volevo chiederle quanto l'ingresso di Montalto ha trasformato il Bari nella seconda parte di gioco? Ma noi non abbiamo avuto un buon impatto con la partita, perché anche se lo sapevamo ci siamo trovati un avversario molto chiuso che cercava soprattutto di ripartire e di farlo non attraverso i break ma attraverso magari i nostri errori. E nei primi 20 minuti, 15 minuti abbiamo commessi parecchi nella distribuzione del gioco e nel fraseggio, spazi non ce n'erano, non abbiamo interpretato bene questo tipo di gara in quel momento, però poi complessivamente lo abbiamo fatto, siamo cresciuti, la palla si è spostata più velocemente in campo, abbiamo cercato gli inserimenti, li abbiamo giocato fra le linee, abbiamo cominciato a creare, a costruire, a sbagliare qualcosina in meno nel fraseggio, quindi a non concedere a loro grandi opportunità, piano piano abbiamo sempre alzato il baricentro. Non era una partita facile, perché poi pronti via alla fine nell'economia della gara il Catania ha costruito poco e ci ha fatto quel traversone, insomma, in cui abbiamo fatto una deviazione sfortunata, partita non semplice ma di cui ne siamo venuti a capo piano piano attraverso la coralità, attraverso gli equilibri, poi ogni giocatore porta il contributo, probabilmente visto anche le due o tre situazioni che avevamo creato prima non concretizzate con quella parata di Martinez, il grande gesto tecnico di Di Cesare ci ha dato ancora più, come posso dire, ancora più ardore, anche se, ripeto, stavamo crescendo e poi abbiamo vinto con pieno merito. Prego. La notazione complessiva della partita, quanto è stato importante appunto non disunirsi, come ha detto lei, dopo quella parata di Martinez, dopo quell'episodio sfavorevole? Ma abbiamo fatto due partite in casa, due volte pronti via, praticamente siamo passati in vantaggio. Stasera l'abbiamo capovolta e, ripeto, l'abbiamo fatto in un modo legittimo. E poi all'interno di 100 minuti di gara, dal punto di vista tattico, non si giocano sempre le stesse partite. Noi non siamo stati bravissimi i primi 15 minuti a interpretare un certo tipo di gara. Poi lo stesso tipo di gara tatticamente lo abbiamo invece cominciato a interpretare bene, siamo diventati pericolosi. E poi niente, poi siamo cresciuti nell'economia della gara, loro... Siamo rimasti compatti sempre, mantenendo i giusti equilibri. Qualche volta abbiamo perso equilibri, ma non perché eravamo sbilanciati, concedendo qualche ripartenza a loro, in qualche distribuzione, in qualche errore gratuito del gioco. E su questo dobbiamo lavorare, perché di errori nei gesti tecnici li dobbiamo migliorare, perché poi abbiamo le qualità per farne di meno di errori. Però è una squadra che ha delle risorse straordinarie, perché quando erano marcati gli attaccanti sull'1-0, Di Cesare ha realizzato quel gran gol che è proprio il l'ho detto prima, Di Cesare ha fatto un break alto, perché lì abbiamo conquistato una palla su una riaggressione, lui nel nostro assetto è il centrale a sinistra, ha fatto un break alto, ha trovato spazio, è stato molto bravo a buttarsi dentro e poi ha fatto un gesto tecnico importante. Non è che ci ha tenuto, ci ha dato linfa in quel momento, però già stavamo crescendo, ma voglio dire,
il concetto è che ha fatto un break alto. Se fossimo stati come squadra più dietro, anche di Cesare sarebbe rimasto dietro, invece abbiamo, perché la nostra idea di gioco è quella di prendere il controllo del gioco, è quello di riaggredire immediatamente. L'abbiamo fatto bene stasera in quella circostanza, in altre un po' meno bene, la perfezione non esiste, però ciò che conta è una vittoria importante, legittima, perché io devo valutare soltanto quello, è sempre quello, attraverso una prestazione che è corale, che è diventata mano a mano sempre più corale. Il campionato è questo, ci sarà grande equilibrio, le partite si vincono attraverso anche tanti piccoli dettagli. Prego, l'ultimo. Da segnalare, mister, un'ottima prestazione di Minelli. Può fare meglio. Grazie signorissima, se prego. Derisio aveva detto 5 giorni fa in conferenza stampa che era recuperabile per oggi, c'è stato qualcosa? Domani lavorerà con noi Derisio. Adesso poi Bianco non l'abbiamo impiegato per cautela, anche Marras è un 20 giorni che lo impieghiamo un po' a singhiozzo perché aveva qualche problema. Guardate che le cose purtroppo non vengono mai per caso, no? Chi purtroppo con noi è arrivato dopo, e molti di questi, parlo di Citro, Montalto eccetera, venivano da situazioni in cui nei loro club erano fra virgolette fuori rosa, hanno bisogno di un pochino di tempo, ma nel frattempo conviene giocare da squadra sempre. Grazie. Mister, mi sente? Sono di Gennaro Antonio, buonasera e complimenti. Devo dire che nel secondo tempo mi è piaciuta proprio l'atteggiamento della squadra, nonostante il 2-1, il 3-1, il 4-1, la squadra voleva sempre continuare a fare gol. E questa è la tua squadra, quella che tu ovviamente sei stato anche chiamato per vincere, ma credo sia proprio l'atteggiamento che credo che ti sia piaciuto di più di questa squadra, al di là poi di un secondo tempo veramente che ho visto. No Antonio, credo che il mister sia andato via. Io chiedo ad Orazio di comunicare con noi, perché ovviamente non possiamo, diciamo, vedere quello che sta accadendo, e chiedo anche alla regia di aprire il microfono di Orazio in modo tale che possiamo comunicare. Orazio, ci puoi dire qualcosa? I nostri microfoni parleranno Minelli e Di Cesare ai nostri microfoni. Quindi ok, allora non abbiamo avuto modo di fare le domande al mister, c'era Di Gennaro che stava interpretando. Sono curioso di chiedere anche cosa magari può aver aveva detto negli spogliatoi, ecco. Per l'atteggiamento che nel secondo tempo in effetti mi è sembrato quello che credo che lui voglia, ma vogliamo tutti, tifosi e addetti ai lavori, perché questa squadra nel secondo tempo ha fatto vedere quello che credo che perché per cui è stata costruita, insomma, per esprimere un gioco aggressivo di qualità e fare molti gol. Questo volevo chiedere. Ma il primo tempo abbiamo preparato molto bene. Stiamo parlando delle loro problematiche, la fase di non possesso. Abbiamo sintato molto bene, siamo molto fare di questa parte del campo. Secondo tempo dopo il gol dell'uomo, sinceramente forse. Mentalmente, psicologicamente l'abbiamo usato, quindi siamo disunito, quello non deve succedere, quindi dobbiamo lavorare tantissimo anche su quello che può stare nel 90 minuti mai sotto, però le partite durano 95 minuti, quindi bisogna avere la forza di stare in partita, non possiamo prendere gol nei modi in cui l'abbiamo preso, sul reparto difensivo. Avete iniziato alla grappa questa stagione, poi sempre consumiti nelle ultime due partite, è dipeso solo dall'avversario, perché sia Ternana che Bari sono due grandi squadre, o c'è qualcosa che ha smesso di funzionare là dietro? No, tanto le qualità sono anche degli avversari, però credo che comunque voi le partite sono messe tantissime da noi, quindi sono tutti gol nate le nostre ore, quindi tutte cose che si possono lavorare per migliorare. Pronto Barbara? Mancano Lucci, non è in forma.
forma, sappiamo che in mancata si ha grande difficoltà di prima. Sì, ma nel primo tempo abbiamo trattato molto bene la calcare, comunque il calcare anche la terna, Un secondo, non sento più niente. Orazio, ci senti? Ora sì, Barbara. Ok, Minelli sta aspettando noi per la domanda, giusto? Sì, pronto, prego. Prego, allora abbiamo, complimenti per la prestazione, abbiamo le domande in studio da Antonio Di Gennaro e Barbara Civiglio. Prego. No, innanzitutto prego. Veramente complimenti, perché ho visto un difensore molto attento, diciamo anche di qualità, reattivo, e veramente un'ottima partita. E le difficoltà del primo tempo che avete avuto? Ho visto una squadra abbastanza lunga, e ovviamente che poi è stata un po' presa nelle ripartenze del Catania, una fra tutti quella che poi ha causato l'autogol di Ciofani, però poi ho visto un atteggiamento nel secondo tempo di una squadra che la difesa più alta, più aggressivi, e veramente una partita di tutta la squadra, ma anche tua, di buon livello, quindi veramente un giovane molto molto interessante. Antonio Di Gennaro, le fai complimenti per la prestazione. Nota il primo tempo un po' più lunghi, in difficoltà col Catania a centrocampo. Nel secondo tempo il Bari è stato corto e aggressivo. Che partita è stata? Innanzitutto buonasera, grazie per i complimenti. Sì, nel primo tempo abbiamo preso subito gol sfortunato, però pian piano abbiamo preso le misure e abbiamo fatto una grande partita. Una domanda anche per te, Martinelli. Quanto è importante la fiducia del mister? Dopo di tutto l'ha scelto come titolare al posto di tanti tanti altri, e chiedo anche a Minelli come si sente fisicamente. Allora, chiede Barbara Cirillo, quanto è importante la fiducia che le ha dato il mister e a che punto è della condizione fisica? Il mister mi ha dato grande fiducia, lo ringrazio, io do sempre il massimo per lui e per tutta la squadra. Condizione fisica sto bene, da tanto che non facevo una partita, però mi sento bene e speriamo di farne tante altre. Dopo l'esordio in Coppa contro la Spal, anche l'esordio in campionato quest'oggi contro il Catania. Adesso c'è il derby di Foggia, si aspetta più spazio un giovane emergente in retroguardia col Bari? Sì, l'esordio in campionato l'avevo già fatto a Cava, però vabbè, io mi metto a disponibilità del mister, poi lui fa le sue scelte, faccio trovare sempre pronto. Quanto è stato importante il gol di Capitan di Cesare, che ha risolto nel primo tempo una situazione non facile? Ha dato morale soprattutto a fine primo tempo, ha fatto una grande giocata, molto bravo, e ha dato fiducia comunque a tutta la squadra. Barbara, se non avete domande dovrebbe arrivare per noi in esclusiva anche Capitan di Cesare. Sì, grazie Orazio, ringrazio Minelli, auguro a lui buon lavoro. Ovviamente restiamo in attesa di Valerio di Cesare, magari chiediamo a lui, Antonio, che cosa ha detto Auteri nello spogliatoio. Cerchiamo anche di migliorare in qualche modo la comunicazione, perché davvero è difficile. Molto. Poter capire quello che succede in zona mista. E allora restiamo in attesa, abbiamo detto, di Valerio di Cesare. Nel frattempo però, Antonio, un commento anche su quelle che sono state le parole di Auteri. Questa vittoria la voleva davvero tanto. Sì, perché giocavamo una squadra prestigiosa, nel senso che insomma il Catania è come noi, ha fatto campionati importanti, quindi si era messa male e ha visto una squadra che poi ha recuperato proprio dal punto di vista del carattere, dell'ordine tattico, e hanno legittimato proprio dopo un secondo tempo, cercando sempre di fare più gol, e questo credo che sia l'atteggiamento giusto, che da qui a un campionato che lui conosce molto bene, che è difficile, però è questo insomma, e come ho detto anche prima in precedenza, anche a volte dei pareggi possono sembrare, diciamo, non vengono accettati, però lui sa
che sono magari situazioni, sono percorsi, sono passaggi che questo campionato magari mette in conto, e quindi era una vittoria importante qui al San Nicola, e l'ha ottenuta con un secondo tempo veramente di grande spessore tecnico e tattico. Non c'è da preoccuparsi, ha detto, valuteremo anche le condizioni di tutti gli altri giocatori, ha detto domani Derisio comunque si allenerà. EcoApp, la city car più conveniente del momento. Per i mesi di ottobre e novembre tu a 99 euro al mese con i primi 25.000 km gratis. Scopri presso la nostra sede nelle stazioni di servizio del gruppo Dils i dettagli dell'iniziativa. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Prosepe Pasticceri. È un peccato non cedere alle tentazioni. Dolci tipici della tradizione e innovazione dell'arte pasticcera. Gelateria, cioccolateria e l'irresistibile spumone artigianale. Pasticceria Prosepe, da 50 anni nel cuore di Adelfia, in via Vittorio Alfieri 42. Poche gocce d'acqua e gli ingredienti che vuoi tu per creare in un attimo mille ricette fresche e gustose. Friselli di Altamura Forte. Una tradizione buona, semplice e sana. So che è buona, perché la faccio io. E non può scendere Barbara e Antonio giù. Sì. Ternana è comunque pari a una delle partite, diciamo che potremmo indicare la maturità o la forza di questa squadra. È una partita che tra le quelle si potrebbero anche permettere di prendere il gruppo diverso. Dalla Livonese si potrebbe prendere il Catania, che tutti ci auguriamo. A te che queste due partite non pare che diciamo così. Però sì. E che devo fare io? Ma non possono scendere loro. Devo parlare io in diretta? Mi devo spostare davanti alla telecamera. Sì. Falli scendere, che sta di Cesare? Sta di Cesare, che faccio? Sì, riprendiamo la linea dallo stadio San Nicola, siamo qui in sala stampa, c'è pronto il capitano Valerio Di Cesare che ha risolto nel primo tempo, come ha detto il mister, con un break alto.
il gol del pareggio, il gol della svolta, il gol che ha consentito il pareggio al Bari, per veramente dando la carica per un grande secondo tempo. Siamo in attesa che tutte le operazioni tecniche vengano svolte con il capitano Valerio Di Cesare, che è pronto per le nostre domande. Allora, buonasera, per Telebari innanzitutto complimenti per la prestazione, per il gol, per la grinta e per la scossa che ha dato alla squadra, una giocata da centrocampista dai piedi buoni, perché come dice Antonio Di Gennaro dallo studio, con il 3-4-3, come insegna il maestro Gasperini, i difensori di esperienza, dei piedi buoni, devono risolvere certe partite. E Capitan Di Cesare ha veramente fatto un gran gol, e non solo. Era una partita che si stava mettendo male per il Bari. Sì, è stata una partita difficile, perché comunque incontravamo una squadra forte, soprattutto davanti erano molto rapidi. Siamo stati sfortunati, secondo me, sul gol loro. Poi la partita si è messa male, perché loro si sono chiusi dietro, abbiamo trovato pochi spazi, però abbiamo avuto comunque qualche occasione per pareggiarla. Fortunatamente mi sono inventato questo gol che ha portato al pareggio. Ve l'aspettavate il Catania col 3-5-2? Vi ha messo in difficoltà con la superiorità numerica in mezzo al campo? Di solito giocavano col 3-4-3. Ma ce l'aspettavamo, non è che che ci hanno messo in difficoltà, è che andando in svantaggio poi abbiamo fatto il loro gioco, nel senso che si sono chiusi dietro e ci ripartivano. Però, come ho detto prima, siamo stati bravi, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo provato a giocare, non era semplice, perché comunque incontravamo una squadra forte. Però siamo stati bravi, perché vincere 4-1 col Catania non è semplice. So che qui sembra tutto semplice, però non lo è. Abbiamo delle domande dallo studio con Antonio Di Gennaro e Barbara Cirillo. Barbara, mi sentite? Sì, sì, Orazio, ti sentiamo. Ti chiedo di mettere viva voce, così Valerio Di Cesare ci può sentire direttamente. Il dammi l'ok. Perfetto. Allora, innanzitutto... Sì, sì. Buonasera, Valerio Di Cesare. Innanzitutto complimenti per il gol bellissimo che ci siamo goduti qui dalla tribuna. Non abbiamo avuto modo di chiederlo al mister. Lo chiediamo a te, perché di certo il tuo gol, il gol del capitano, ha dato un po' una svegliata a tutta la squadra. Il Bari è cambiato dopo il gol di Valerio Di Cesare, ma è cambiato anche dopo una strigliata tra il primo e il secondo tempo di mister Oteri nello spogliatoio? Ma no, non c'è stata nessuna strigliata. Sapevamo che non stavamo giocando benissimo, però come ho detto prima, c'è anche un avversario che ti mette in difficoltà. Ogni domenica affronteremo squadre, secondo me, forti che ti mettono in difficoltà. Non è semplice questo campionato, lo sappiamo bene già dallo scorso anno. Non è semplice, ogni partita è dura, però come ho detto prima, siamo stati bravi, grazie. Siamo stati, tra virgolette, un po' fortunati, perché siamo riusciti a trovare con il mio gol il pareggio, e poi siamo stati bravi comunque a fare 4 gol, non è semplice. Sì, Barbara, una domanda per Antonio Di Gennaro, il capitano ascolta. Sì, complimenti per la prestazione, per il gol che ovviamente hai fatto un po' tutto lì, hai fatto difensore, centrocampista, poi anche da attaccante, vero, ma io l'ho sempre detto, no, perché sei qui e che puoi giocare con una gamba sola in Serie C, ma lo dico veramente, sono convinto di questo. Però mi è piaciuto molto nel secondo tempo, lo volevo chiedere a Oteri ma purtroppo è andato via, proprio l'atteggiamento, nonostante ovviamente il 2-1, il 3-1, il 4-1, cercavate sempre di essere aggressivi rispetto al primo tempo e di cercare sempre il gol. Io credo che questo sia proprio l'atteggiamento che piace un po' a tutti, ma è quello che vuole proprio il vostro allenatore. Sì, il mister ci chiede un gioco comunque offensivo, nel senso che ci chiede di andarli a prendere alti. Nel secondo tempo ci è riuscito meglio. Nel primo tempo secondo me abbiamo fatto un po' fatica, perché prendendo subito quel gol poi forse ci siamo un po' impauriti, loro hanno preso coraggio.
però secondo me stiamo migliorando, abbiamo ancora tanti giocatori che non stanno al 100% perché sono arrivati tardi. Io sono fiducioso. Ultima domanda. Grazie per i complimenti. Grazie. Antonio Di Genova, capitano, ringrazio per i complimenti. Ultima domanda. È sfida aperta con Celiento per... Sì, dicevo, avete vinto, si può scherzare un po', è sfida aperta con Celiento? No, no, non mi interessa, a me mi interessa... Mi interessa vincere, purtroppo quel 22 luglio io ancora ce l'ho dentro, quindi per me l'importante è vincere, chi fa gomme non mi interessa. Anche quest'anno, guarda, dico una cosa anche assurda, nel senso a me giocare bene quest'anno non è che interessa, io voglio solamente vincere e andare via da questa categoria perché... Bari merita di andare in Serie B. Purtroppo, come ho detto prima, ci siamo arrivati a un passo dal sogno e speriamo di riuscirci quest'anno. Grazie. No, 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 possiamo liberare Valerio Di Cesare, insomma, si è fatta la certa, a un certo punto, anche per noi. Grazie a Valerio Di Cesare, grazie anche ad Orazio e niente, allora Antonio, insomma, abbiamo esaurito le voci dei protagonisti, ce l'abbiamo fatta in qualche modo, ce l'abbiamo fatta anche noi stasera. L'appuntamento ovviamente è per Foggia Bari, ci ritroviamo in studio. Assolutamente sì, e quindi è un derby, l'abbiamo già diciamo abbiamo un po' parlato di questa situazione del Foggia che non è ottimale vista la situazione societaria, cambi di allenatore che sono diciamo susseguiti, mi sembra Marchioni sia il terzo. Mm-hmm. Quindi questo sia, però è sempre un derby, quindi però questo atteggiamento, ripeto, del secondo tempo incute fiducia perché poi miglioreranno ancora nella condizione, come diceva appunto il capitano Di Cesare, e quindi fare 4 gol non è mai semplice. Certo. In tutti i campionati potevano farne altri, quindi credo che andremo a Foggia con la mentalità che vuole il senatore di giocare in casa e fuori per vincere. Quando giochi per vincere poi può venire anche un pareggio oppure magari una situazione diversa, però è quello l'obiettivo e la mentalità che ha creato Oteri, e quindi i giocatori ci credono e sono convinto faremo una grande gara anche a Foggia. Ci vediamo allora domenica. Okay. Alle 17, si gioca alle 17.30 a Foggia Bari, invece l'appuntamento con lo sport e il Bari su Telebari torna domani mattina alle 8.45 in punto e poi come sempre alle 14.30 con il Bianco e Rosso TV Sport. Grazie ad Antonio Di Gennaro. Grazie a voi, buonanotte. E grazie a voi per averci seguito, buonanotte a tutti.